in questi anni, più di 17 anni che la Regione approva, fa, incentiva progetti, hanno dato molti risultati. Solo negli ultimi 2 anni più di 5 milioni di euro abbiamo investito. Di recente 38 progetti alla fine di dicembre a livello regionale. Penso che questo abbia dato i suoi frutti, ma non bisogna demordere. Ed sarebbe necessario, molto utile, una collaborazione più forte fra Stato e Regioni, perché negli ultimi anni questo processo è molto diminuito. Abbiamo molto meno risorse rispetto al passato, perché i tagli si sentono, mordono proprio, ma stiamo ancora investendo sui progetti per il miglioramento delle azioni della Polizia Municipale, per la loro formazione, per la sorveglianza sul territorio, per l'integrazione di politiche. Politiche sulla sicurezza vuol dire intrecciare le politiche sia sociali che urbanistiche che di riqualificazione urbana. Continuiamo in questo senso con grande collaborazione fra i diversi settori. Abbiamo, credo, l'unico caso a livello nazionale costituito una fondazione a difesa e a tutela delle vittime da reati violenti ed è costituita dalla Regione e dalle province, dai comuni capoluoghi. Noi riusciamo ad assicurare nel giro di pochissimi giorni il sostegno necessario a chi è oggetto di violenza. È una fondazione molto attiva di cui i comuni in particolare ne sentono veramente il bisogno e la necessità. Questo esempio di fondazione potrebbe essere un esempio, anche questo, di collaborazione forte fra Stato e Regioni in politiche a difesa e a tutela delle vittime.